Bene amici di Tutto Hardware e Phones, benvenuti nel primo video dell'anno. Il primo video dell'anno lo farò facendo l'unboxing di questa TV Box Android che ho ordinato a Natale e che mi è arrivata ieri. Ho ordinato questa TV Box principalmente per l'intrattenimento. Quindi, visto che ho il televisore a casa, ho deciso di acquistare una TV Box e di guardarmi i miei contenuti streaming grazie alla scatoletta Android. Allora, questa è la confezione di vendita. La TV Box si chiama McCall BB2 Pro. È una TV Box che ho ordinato su eBay. L'ho presa a circa 65-66 euro. In ogni caso vi lascio in descrizione il link per l'acquisto. Parliamo di specifiche tecniche veloci. Qui troviamo un processore AM Logic S912 e un octa-core. Poi abbiamo 3 GB di RAM, 16 GB di memoria interna, processore ovviamente 8 core, 4K quindi supportato e architettura del processore a 64 bit. Possiede come sistema operativo Android 7.1 e possiede appunto 3 GB di RAM di tipo DDR4. Andiamo ad aprire quindi la scatola che già ho aperto. Vi faccio vedere cosa contiene oltre la scatoletta. Troviamo il cavo HDMI, poi troviamo l'alimentatore che è da 5 volt 2 A. Quindi abbastanza piccolino, e il telecomando che personalmente non utilizzo perché mi hanno consigliato di usare una tastiera. Difatti ho acquistato questa tastiera qui che vedrete tra un po', questa qua. L'ho acquistata sempre su eBay e l'ho presa a circa 9,90 euro, quindi quasi 10 euro. Per ultimo, ovviamente, ma non ultimo, troviamo il manuale, quindi un piccolo opuscoletto, tra l'altro in inglese, quindi non è neanche in italiano, che spiega come collegare la TV Box al televisore o ad altri dispositivi e spiega anche le funzioni che sono presenti sul telecomando. Questa è la McCall BB2 Pro, è la TV Box, come si presenta, è uno scatolotto, è molto piccolo. Al suo interno abbiamo processore AM Logic S912 a 64 bit, Cortex A53 da 2 GHz, 8 processori. GPU, abbiamo una Mali-T820 con frequenza di base a 750 MHz, 3 GB di RAM DDR4, memoria ROM 16 GB espandibili tramite microSD, supporta i televisori e dispositivi 4K fino a 60 frame per secondo, formato ovviamente H265, e poi abbiamo ovviamente sistema operativo Android 7.1 Nougat. Lato sinistro troviamo le due porte USB e lo slot per la micro SD. Lato destro abbiamo l'antennino da 4 dB che pare che sia abbastanza potente. Vedremo, vi farò sapere. Nel lato posteriore, invece, nella parte posteriore abbiamo connettore LAN Gigabit, uscita ottica audio, ingresso AV, pulsantino di reset, porta HDMI. E abbiamo l'ingresso per l'alimentatore da 5 volt. Davanti abbiamo la scritta BB2 Pro, ovvero il modello della TV Box, la porta a infrarossi che è possibile ovviamente pilotare con il telecomando, quindi funziona solo col telecomando e non con la tastiera perché la tastiera è una tastiera wireless USB. E poi abbiamo il tasto per accendere e spegnere la TV Box. Direi è molto carina questo tasto, visto che non tutte le TV Box possiedono questo tastino. Il LED, qui in questa parte, il LED, quando è accesa si accende di blu, mentre quando è spenta si accende il LED rosso.
Sopra troviamo invece il logo Mecol, quindi l'azienda che ha prodotto questa TV box. Sotto troviamo infine il numero di MAC address e il serial number. Utilizzerò quindi questa TV box principalmente per l'intrattenimento, quindi sia per lo streaming audio, per lo streaming video e anche per quanto riguarda tutto quello che si avvale di multimedia, quindi sia anche foto, sia Netflix, sia Spotify e anche canali televisivi come ad esempio la Rai oppure ad esempio Mediaset Premium. Questo video dell'unboxing termina qua e vi farò sapere con una recensione di questo prodotto, quindi vi farò sapere di quello che ne penso e come va, come si comporta anche in termini di velocità e fluidità. Quindi restate sempre aggiornati iscrivendovi al mio canale. Ci vediamo al prossimo video e un saluto a tutti.